Bonjour mia family, arrabbiatura più totale perché volevo farmi la doccia, filmare e la caldaia non funziona di nuovo. Noi siamo così arrabbiati, non potete immaginare, perché l'abbiamo fatta riparare 600 miliardi di volte. Abbiamo passato lo scorso inverno praticamente con la caldaia che non funzionava, un giorno sì e un giorno sì, e adesso di nuovo, cioè mi sono svegliata e praticamente l'acqua era gelida. Sono andata a controllare e distacco fiamma, quindi l'ho riavviata eccetera, l'ho resettata e non si accendeva e mi sembrava che puzzasse sinceramente di gas, quindi non ci posso credere. Poi mi sono letteralmente appena svegliata, quindi non so che faccia ho. Non avevo in programma di filmare un vlog oggi, vi dico la verità, anzi, però non ho alternative, credo, suppongo, perché non... Cioè dovrei aspettare tipo un'ora e mezza che si scaldi l'acqua per potermi fare la doccia. E poi avevamo in mente di andare su in piscina, quindi niente, alla fine ho pensato filmerò un vlog. Scusatemi per questo inizio un po' così, ma siamo veramente molto molto arrabbiati, perché sembra che alcuni lavori non siano stati fatti bene. Siamo, sì, molto molto arrabbiati. Quindi, però non facciamoci rovinare questa giornata, perché c'è bel tempo fuori e quindi vogliamo andare in piscina anche oggi, anche perché sono gli ultimi giorni di bel tempo, perché hanno detto che tra 2-3 giorni le temperature caleranno di 10 gradi e quindi teoricamente l'estate poi sarà finita e quindi non potremo praticamente più andarci in piscina. E oltretutto poi però noi andremo alle Maldive, non vedo l'ora di partire ragazzi. Anche quando saremo via filmeremo un sacco di vlog, ovviamente da lì filmerò soltanto vlog, a meno che non avrò già qualche video pronto per voi, però penso che filmerò solo vlog e spero che vi piaceranno. Non vediamo l'ora di rivedere Ginger il gattino, non vediamo... come si chiamava l'airone? Augusto, ma aveva due nomi, cavolo non me li ricordo, mi ricordo che era Augusto, però non mi ricordo l'altro nome. Cesare Augusto? No. Ettore Augusto? No. Vabbè, qualcosa con Augusto mi ricordo. E quindi non vedo l'ora, perché sì, torniamo nello stesso resort in cui siamo stati per il viaggio di nozze. Quindi sì, io sono ancora veramente con l'accappatoio. Adesso mi cambio, a questo punto mi metto il costume. E sì, che rabbia però, che rabbia, perché volevo filmare un video, ci tenevo. E niente, rimando a domani. Tra l'altro mi è arrivato un super 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 pacco da Saint Laurent, ho fatto degli acquisti, vi farò vedere tutto, credo domani, perché dovrebbe arrivarmi anche l'ultimo acquisto che ho fatto. Dopodiché vi raggruppo tutto lo shopping pazzo, super super pazzo dell'ultimo periodo, perché ho preso una cosina da Cartier, delle cosine appunto da Saint Laurent, poi da Louis Vuitton, da Dior, e Chanel invece mi sa che vi avevo già fatto vedere tempo fa, però ho diverse cosine da farvi vedere, molto molto succulente. Adesso sto caricando il video Underwater Makeup Challenge, che spero davvero vi piacerà, è stato molto difficile da filmare, e niente, mi vesto e andiamo in piscina. Allora Tomas mi ha detto... Ma come sapete come si dice arancione in inglese? E aspetta, io come una cretina gli ho detto orange e lui arancions. Sì, non parole. Vuoi dirci qualcos'altro nel tuo inglese? Dici adesso andiamo in piscina. And this we are going. Ah, we are going, però, cioè, questo inglese funziona un po' così. Ah, Edes? In the piscines. Ah! Sembra qualcosa. In the piscines. We are going. Mi piace perché ogni tanto qualche parola di inglese ci sta, però poi Edes, we are going in the piscines, è notare. Gatto Denver! Non vuoi fare una comparsata nel video, Garo Denver? Ah, ok. Scusa, non sapevo che facessi andato in là. Remember, non vuoi venire in the piscines? In the piscines? Vieni in the piscines, caro Remember. Sei bellissimo. Sei bellissimo. Sì, sei mio gattino tutto bianco. Tutto bianco lui. Sì. E la gatta? Dov'è la gatta? Dov'è la gatta? Gatta Stellina! La gatta si nasconde sempre. Gatta Stellina! Oh! Indovina dov'è, pupetto? Ma cuscino. Esattamente, sul suo cuscino. Ciao! La mia Stellina!
Guarda che bella che sei, ti devo spazzolare di nuovo, gatta stellina. Che occhioni hai, gatta stellina mia. Sei la mia tigrotta bellissima. Sei la mia tigrotta bellissima. Staccata. Staccata. Sì, sei bellissima. Gatta Stellins. Siamo arrivati e ci siamo fermati un attimo a fare la spesa, ovvero abbiamo preso soltanto le pesche e poi io ho preso i susini, o le chiamate prugne, come che si chiamano? E, giusto per quando siamo qua. E la cena di ieri che non sono riuscita a finire. E poi abbiamo preso allora mozzarella. I pomodorini, questi a volte mi chiedete perché hai confezioni mezza aperte o la Coca Zero mezza aperta, perché le portiamo da casa e quindi sì, questi sono i pomodorini da finire, poi un'altra mozzarella, poi io mi sono presa questo budino Valsoia che avevo a casa e sono molto buoni, e poi c'è l'insalata da finire, prosciutto crudo, non so se Parma o San Daniele, credo San Daniele. Poi cotolette di pollo, la mia solita minestrina, questa è la vellutata di zucca e carote, buonissima, cioè io vivo per queste, anche se fa caldo in estate io le adoro. E poi immancabile Coca Zero che avevo già aperto a casa. E voilà, adesso metto via tutto quanto. Mi sono portata le prugne a bordo piscina. Adesso c'è la nuvoletta di Fantozzi che sta coprendo il sole, ma poi dovrebbe tornare. E volevo farvi vedere le creme che sto usando oggi, ovvero del momento, le creme del momento. Ho la alta protezione, high protection, fattore protezione 30. Io preferisco sempre fattore protezione 50, ma sapete che l'unica differenza è la frequenza di riapplicazione. Quindi, se non ho la 50 ma ho la 30, basta che riapplico la 30 più frequentemente rispetto a quanto frequentemente applicherei la 50. Se riuscite a capire, non la sapevo questa cosa, ma mi è stata spiegata da Valentina, che sapete è una dermatologa. Quindi, sì, ho scoperto questo. Cosa, quindi anche se ho la 30 mi sento tranquilla, basta che la riapplico più spesso. Per il viso invece ho questo campioncino, questa è un'ottima crema, è dell'Aven, vabbè, Aven è un ottimo brand, mi trovo benissimo con tutti i loro prodotti e questa è 50 più, questa è per il viso e questa per il corpo. Eccoci. Sì, Tomas dovrebbe filmare più spesso, che di solito filmo sempre io. Patato, quando vieni in acqua? fra un po'. Fra un po', vuol dire che adesso dorme per 2 ore. E comunque è freschetta, Io diciamo, non però. esco più, no, non è freschetta, è No, bellissima. infatti quando sei in acqua è perfetta Io non dopo. esco più. Vivo qua adesso, ciao. Adesso vivo qua, adesso mi faccio il letto qua, comodino. La cucina potrei farla là e io vivo qua, tutta l'estate così in piscina, fino a quando divento un pesce. Ciao Max. Ciao, Bubetto! Fantastica giornata, ho i capelli completamente incasinati, non vedo nulla e sono stanchissima perché ho nuotato un sacco. Oh, adesso mi riposo un po', è bellissimo qua, è davvero un paradiso, è davvero fantastico stare qui e rilassarsi. E tutto sommato sono quasi contenta che la caldaia non abbia funzionato stamattina, così ho potuto venire qua e rilassarmi un po', perché altrimenti sarei rimasta a casa a filmare in realtà oggi. Adesso faremo merenda con un po' di frutta, ci sono le pesche, ancora con gli adesivi qua, ok, le pesche. E poi i susini, che fatemi sapere come li chiamate susini, li chiamate prugne, non lo so. E adesso tra l'altro andrò a vedere, perché nel frattempo è andato online il mio video Underwater Makeup Challenge, quindi sono molto curiosa di vedere se vi piace, non ho ancora controllato i commenti. E sì, sono curiosa e un po' paura, spero vi sia piaciuto. Ok, adesso guardo. Pupetto intanto sta facendo gli esercizi in piscina. Come Eh sì. procede? Bene, un quarto d'ora faccio, Ah, un alla quarto volta. d'ora. E mi chiederai costantemente ancora che ore sono? Sì. Dovete sapere che ogni 30 secondi mi chiede che ora è? No, Che ora è? Che ogni 30 ora è?
ogni 3-4 minuti. Sì, certo. Sì. Un minuto se passa già è tanto. Che ora è? Ecco, lo sapevo io. Lo sapevo. 18:34. Okay. 2 minuti più di quando me l'hai chiesto l'ultima volta. No. Per favore, facciamo una petizione, una colletta per regalare a Tommaso un orologio subacqueo. Vi prego, salvatemi. No, dai. Già vedo che anche le Maldive sarà così. Mishka, che ore sono? Non vedo l'ora di essere alle Maldive, pupetto. Tu no? Sì. Sei contento che rivedremo Ruggero Augusto? Mi sa che si chiamava Ruggero Augusto. E Ginger il gatto? E Ginger, sì. Sì, che bello, non vedo l'ora. Invece ho visto pochissima batteria, però sono riuscita a vedere i commenti che mi avete lasciato sotto l'ultimo video. E sono super 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 contenta che vi sia piaciuto così tanto l'Underwater Makeup Challenge. Cercherò di fare altre challenge del genere. Sono super super contenta che vi sia piaciuto anche il video di ieri in cui reagivo agli youtuber che non seguo ed è una tipologia di video che voglio rifare con altri, ovviamente altri youtuber. Mi avete lasciato un sacco di suggerimenti per appunto reagire ad altri youtuber, ma lasciatemi altri suggerimenti qua. Alcuni già li conoscevo molto bene che mi avete menzionato, altri invece no, per niente. Quindi vedrò magari di rifare anche il numero 2 di questo video, visto che appunto vi è piaciuto così tanto, perché tipo in un giorno ha, non lo so, tipo quasi 80.000 visualizzazioni in 24 ore, quindi direi che è piaciuto tanto. Però sì, sto adesso leggendo i commenti dell'Underwater Makeup Challenge e sono super 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 felice, perché è stato davvero complicato da girare, davvero davvero difficile da filmare, perché trattenere il respiro per così tanto tempo non è stato semplice. E tra l'altro in molte mi avete scritto se i trucchi si sono rovinati, e a parte il mascara che devo dire però l'avevo già usato tante volte, quindi l'avrei buttato comunque in questo periodo, perché sono già passati più di 3 mesi che lo usavo, il mascara di Dior Waterproof. Devo dire che a parte il mascara tutti i prodotti sono assolutamente perfetti, li ho lasciati comunque sgocciolare, quindi tutta l'acqua se n'è andata. E vi devo dire che tutti gli stick che ho utilizzato, tutti quanti, l'ombretto in crema di Kiko, stick Fenty Beauty, blush era di Collistar, fondotinta Make Up For Ever, sono assolutamente tutti perfetti, non so come mai. Penso che se l'avessi fatta questa challenge in mare con il sale sarebbero stati tutti da buttare, però vi posso garantire che sono inspiegabilmente a posto, ero pronta a separarmi dai trucchi, invece no, sono perfetti. La cenetta è servita, abbiamo minestra di fagioli per Tommaso. Sei contento della minestra di fagioli? Perché ridi? Perché so che non ti piacciono tanto le minestre. Allora sei contento della tua cena della minestra? No, quello non sono contento però. Ah no? No, però è meglio mangiarla che lasciarla là. Sì, è vero. Anche perché il coso era esploso in freezer, quindi mi sa che è meglio sì, quel vasetto. Il vasetto, sì. Io invece ho la vellutata di zucca e carote, quindi anch'io minestrina oggi, ti faccio compagnia. Vuoi dire qualcosa a chi dice che non so cucinare? No, sei brava. Ma non l'ho fatta io. Quello so. Ma in generale... In generale, diciamo... Oddio! In generale... Ti dai da fare? Scusa, ti dai da fare? Che cavolo vuol dire ti dai da fare? Come dire, cioè, non sai cucinare però ci provi? No. Qualcuno non dormirà a casa sua stanotte. È bravetta, comunque è bravetta. Bravetta? Via! Vattene subito! Sono bravetta, capito? No, però in realtà questa cena non l'ho fatta io e la mia minestra è preparata, è del supermercato. Senti, io sono una youtuber, non è che posso fare tutto. E poi perché non cucini tu, che gli chef più bravi al mondo sono tutti maschi? Sì, questo è vero. Infatti... E allora potresti prendere esempio. Infatti vorrei imparare un po' di più. Beh, tanto domani facciamo la ricetta del tiramisquick. Sì, infatti. Quindi domani ricetta del tiramisquick. Ah sì, Tomas lo chiama Nesquix. Buon appetito. Grazie, Mishka. Gli parte sempre in sloveno. E poi, anche se a Tomas non basta e dice che non gli do abbastanza da mangiare, quando gli ho messo il pollo in piatto mi ha detto solo questo. Qui tra l'altro c'è qualcuno che sta chiedendo attenzione. Il pollo. Il pollo? Ciao Grof, non sapevo tu fossi un pollo. Da oggi sei un pollo, che ti piace o no? Pollastro, Grisha. Pollastro, non darmi la zappa adesso Grof, dopo giochiamo. E c'è il pollo
E con un po' di ketchup, non so perché, ma ti piace il pollo con il ketchup? Mi piace il ketchup. Ah beh, giusto, non fa una piega. E poi l'insalata con pomodorini e mozzarella e olio di casa. Buon appetito per me, solo un pezzettino di pollo giusto per far compagnia. Buon appetito! Buon appetito! Dobrtek, che abbiamo già imparato, si dice in sloveno per dire buon appetito. Dobrtek! Dobrtek, Mishka! Dobrtek! E siamo tornati a casa e i miei capelli sembrano un ananas. E non ditemi che non è vero, perché quando vi dico che i miei capelli sembrano un ananas, in tantissimi mi dite: no, stai benissimo, io vi voglio bene che siete così carini, ragazzi. Ma siate sinceri, vi prego, cioè, i miei capelli sono un ananas, che sembro, sono un ananas, cioè, terribile, terribile, ma dopo la piscina è sempre così. Ciao gatti, ciao, non si saluta? Ah bon, e mi dai anche i bacini? Grazie caro Denver, grazie, i bacini, una strusciatina, ma Giada? Buonasera caro Denver con questa pancia, guarda che ciccione che sei. Oh mio carino, tu sei tutto bianco? Tu vuoi i bacini, non lo so. Oh, gatta stellina! Ciao! Gatta stellina mia, mia stellina bellissima. Stellina bellissima. Ma sì, tu sei una gatta dolce e dolce, bisogna saperti prendere. Bisogna saperti prendere a te. Non sei come Garou Denver. Tu sei speciale e non ti va sempre di prenderti le coccole. Deve essere il momento giusto per te, gatta stellina. Oh, e gatto Denver nel frattempo mi sta leccando letteralmente il vestito, ragazzi. Che cosa devo farci io con Garou? Con Garou? Garou? Gatta stellina. Ah, voi sentite l'odore dei cagnoloni? Voi sentite l'odore di Grof e Grisha? Io lo so. Denver nel frattempo continua a leccarmi. Vabbè, gatta stellina. Denver, perché lo fai? Perché lo fai, gatto Denver? Vabbè. Ragazzi, ognuno ha il gatto che si merita. Il mio è un po' tontolone, che cosa vi devo dire? Sì, gatta stellina, questo è tutto l'odore dei cagnoloni. Tutto dei cagnoloni. Ma devo farvi... Oh, io sono sempre al buio. Accendiamo sto tac. Questa è la sensazione che ho ogni volta che accendo questa ring light. Ma voglio farvi vedere, perché oggi mi sono arrivate delle cosine che voi vedrete prestissimo. Ta-dan! 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 Doppio pacco, ragazzi, da Saint Laurent. Sì, acquisto pazzo. Ma in realtà voglio farvi vedere. Ora vado a trasportare, perché non so se, penso che domani filmerò la, perché viene Valentina, quindi faremo il tiramisù che vi farò vedere la ricetta finalmente del tiramisù, ma ho altre cosine qua che vi devo far vedere e penso che filmerò un vlog, un haul, volevo dire, dopo domani, con tutte queste cosine, Dior e Chanel, Dior, Louis Vuitton, e anche questo è un super 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 regalo che mi sono fatta. Mi sa però che questi orecchini ve li avevo fatti vedere, anzi sono sicura, vero che ve li avevo fatti vedere? Sì, perché li ho anche usati molto, sicuramente li avete visti anche nei vari video eccetera. Se non ve li avevo già fatto vedere, vabbè, questi sono gli orecchini nuovi sostanzialmente. Adesso comunque prendo tutte le scatole Dior, Chanel, Louis Vuitton eccetera che ho lasciato da parte per filmarvi il video haul, che non vedo l'ora di filmare, ma sto aspettando, perché in realtà sono passati oggi a portarmi quello che ho comprato da Cartier e purtroppo non c'ero. Ma dopodomani filmerò finalmente un video haul con tutte queste cosine che io non vedo l'ora di farvi vedere. C'è un mega regalo che mi sono fatta pazzesco e poi ci sono un sacco di cosine nuove, fichissime, specialmente da Dior, sono particolarmente emozionata, ma anche da Saint Laurent ho preso una cosa bellissima che non vorrei farvi vedere. Comunque, ho prelevato tutto, porto tutto di là, così faccio un po' di spazio qui perché devo un po' riordinare questa stanza. Sembra ordinata, ma in realtà ci sono troppe cosine attorno che devo sistemare. Comunque io so che, non so perché mi metto a parlare quando ho tutta questa roba in mano, ma non pesa tantissimo, anche se sembra. E ogni volta che faccio vedere tutti questi acquisti costosi eccetera, so di stare sulle
sulle scatole a tanta gente, ma ho anche tantissimi iscritti sul mio canale che mi chiedono di vedere i miei acquisti, perché un po' tra donne ci piace far vedere che cosa abbiamo acquistato, spiegare il perché, spiegare quando l'abbiamo acquistato, quando abbiamo intenzione di indossare queste cose o accanto a cosa. E per me è sempre stato normale, quando facevo acquisti, che siano di Zara, di H&M o di Dior, andare dalle mie amiche e dire: oh, guarda cosa ho preso, voglio troppo indossarlo, non lo so, la prossima settimana, oppure: oh, guarda, secondo te mi sta bene, ho fatto questo acquisto, secondo te ho fatto bene o non ho fatto bene. Quindi per me è una cosa normale, e so che per tantissimi di voi, mia family, è un piacere guardare i video in cui spacchetto, unboxing, video haul, shopping pazzo. Insomma, io sono, tra virgolette, conosciuta su YouTube proprio per il mio shopping pazzo, e so che vi piace tanto, perché ricevo tanti commenti, però so anche di stare sulle balle a tanta gente per questo, e mi dispiace, ragazzi, se non vi piacciono i video haul, non so cosa dire, non guardateli. Però sul mio canale, mi sta crollando letteralmente la videocamera, ok, ce la posso fare. Vi stavo dicendo che se non piacciono questi video haul, vi prego saltateli, perché dall'altra parte ho tante persone che li vogliono vedere. Infatti, non per niente, sono anche molto molto visti sul mio canale Dio, non so più parlare. Infatti questa tipologia di video è anche molto molto vista sul mio canale. Quindi, insomma, sì, no, voglio solo fare questa piccola parentesi. Ricevo talmente tanti insulti per questo tipo di video, ma al contempo ricevo molti di più complimenti e richieste di filmarne ancora. Quindi sono sempre un po' in dubbio se farli o non farli, però appunto mi arrivano tanti vostri messaggi che ispiro i vostri acquisti, e questa è una cosa fantastica. Quindi insomma continuerò a fare questi video, perché so che piacciono, so che vengono visti tanto, e so che mi vengono richiesti costantemente. Tipo, se un po' che non faccio shopping mi viene chiesto: ma i tuoi acquisti non li fai più vedere? E sì, li faccio vedere. Però sì, non lo so, perché ogni tanto mi va di menzionare anche l'altra parte della medaglia, nel senso, anche quando appunto qualche video genera anche molto hate. Però non posso che ripetere che se un video non piace, non guardarlo, insomma, sostanzialmente, no? Ecco, e questo è quanto. Devo riordinare sia questa mensola qua che la mensola sotto la videocamera, che voi non potete vedere, e dopodiché mi cambio e mi metto in pigiama, finalmente. Comoda a casa. Ok, mia family, noi stiamo per andare a nanna. Ho dovuto caricare la batteria della videocamera perché si era scaricata, perché oggi non avevo in programma di filmare un vlog, e quindi non ho caricato la batteria questa notte. Quindi però almeno sono riuscita a filmare quasi tutto il giorno. In realtà Tomas non sta benissimo con il ginocchio, non prende più antidolorifici, il che mi rende felicissima. Sì, i miei capelli quando torno alla piscina sono un disastro, appunto oggi ha un po' di dolore, però lui convinto non vuole prendere antidolorifici. Comunque adesso si sta lavando i denti, tra un po' mi lavo i denti anch'io, poi nonnetta. Spero vi sia piaciuto questo vlog. Noi comunque ci vediamo, sì, perché voi vedrete questo video mercoledì, quindi vi aspetto domani giovedì con un nuovo video. Io vi mando un bacio grandissimo e alla prossima. Ciao. E Gatto Denver di là fa miau. Ciao.